ragazzi, proseguiamo con i video e i tutorial. Continuiamo sul lavoro individuale sul ball handling, sul palleggio. Ok, lavorate con la mano debole e quindi per me in questo caso con la mano sinistra. Basta un fazzolettino, se non avete una pallina da tennis, basta un fazzolettino. Ok, prendete questo fazzolettino, lo aprite. Sempre posizione fondamentale. Ok, iniziate a palleggiare e lanciate il fazzolettino in aria e dovete cercare di prenderlo prima che cada a terra. Ok, lancio e prendo e ritorno in posizione. Lancio il fazzolettino, lo vado a prendere e ritorno in posizione. Non è un esercizio semplicissimo, però mi consente di lavorare sul palleggio e sul controllo della palla, la sensibilità, non guardando la palla e quindi cercando di prendere il fazzolettino prima che cada a terra. Ritorno in posizione, lancio e lo vado a prendere, continuando sempre a palleggiare. Lo step successivo è sempre lavorando con la mano debole, e quindi in questo caso con la mano sinistra, fazzolettino. Dopo aver lanciato il fazzolettino in aria, eseguo un cambio di mano frontale e vado a riprendere la palla con l'altra mano. Ok, quindi la posizione fondamentale, palleggio, okay. Lancio il fazzolettino, cambio di mano e ritorno al posto. Ok, poi ricomincio, lancio il fazzolettino, cambio di mano e ritorno al posto. Lancio, cambio di mano e riprendo il fazzolettino prima che la palla cada a terra. Importante è il cambio di mano, come abbiamo visto nel primo tutorial, che deve essere fatto rapidamente usando il polso, rapido, secco, e velocemente andare a prendere il fazzolettino con l'altra mano. Ok, ve lo faccio rivedere, leggo, lancio, cambio e riprendo la palla. Ok, lancio, cambio di mano e vado a riprendere il fazzolettino e ritorno in posizione. Ok ragazzi, proseguiamo. Vogliamo rendere un po' più complicato l'esercizio. Abbiamo lavorato sul cambio di mano frontale, adesso andiamo a lavorare sul cambio di mano sotto le gambe. Quindi, sempre stesso esercizio. Posizione fondamentale, palleggio, trovo il ritmo, ok? Lancio il fazzolettino, cambio di mano sotto le gambe e lo vado a riprendere. Ok? Lancio il fazzolettino, cambio di mano sotto le gambe, lo vado a riprendere e torno in posizione. Non è semplicissimo, però ti consente di lavorare sul controllo della palla. Ok, lancio e lo vado a riprendere. Vedete che a 48 anni sbaglio anch'io, dopo un po' di anni che ho giocato a pallacanestro, quindi siamo qua per migliorare e ricominciamo l'esercizio. Ok, lancio sotto le gambe e riprendo la palla. Poi, per renderlo ancora più complicato, prendo il fazzolettino e faccio una pallina. Ok? Faccio una pallina e ritorno agli esercizi precedenti. Quindi mano debole, inizio a palleggiare, lancio la pallina in aria e la vado a riprendere e ritorno in posizione. Lancio e la vado a riprendere e torno in posizione. Poi aggiungo il cambio di mano frontale. Lancio, cambio di mano e vado a riprendere la pallina. Ok, lancio, cambio di mano frontale e vado a riprendere la pallina. Poi facciamo un cambio di mano sotto le gambe. Ok, quindi lancio la pallina sotto le gambe e la vado a riprendere. Ok, vado, ritorno, lancio e vado a riprendere la pallina. Questo mi consente di migliorare molto a livello di sensibilità e di palleggio. Lancio, cambio e riprendo. Ok? Dopo aver lavorato sul palleggio, sul controllo e sensibilità, torniamo agli ultimi esercizi che abbiamo fatto sul il primo step del mio tutorial. Ok? E quindi dopo un palleggio, dopo essere in una posizione fondamentale e palleggiare, abbiamo fatto cambio di mano e incrocio.
ok? Abbiamo fatto un cambio di mano e incrocio per attaccare il canestro, aggiungiamo dopo l'incrocio e iniziamo a lavorare sugli arresti, ok? In questo caso usiamo l'arresto un tempo, quindi l'esercizio è questo, leggio, cambio di mano rapido e basso, incrocio e arresto, ok? A un tempo. Molto importante è che l'arresto sia fatto con una posizione di equilibrio, con i piedi della larghezza giusta, ok? La palla pronta per o tirare o passare la palla, e in questa posizione mi consente di essere in equilibrio appunto sia per tirare a canestro o per fare un passaggio a un compagno. Ok, ve lo faccio rivedere. Leggio, cambio di mano, attacco e arresto un tempo. Ok, poi cambio mano ovviamente, cambio di mano frontale, attacco e arresto un tempo in equilibrio. Ragazzi, dopo averlo fatto con il cambio di mano frontale, lo facciamo ovviamente con un cambio di mano sotto le gambe. Ok, lavoriamo sui cambi, su due cambi di mano, cambio di mano frontale e cambio di mano sotto le gambe. Ok, stesso esercizio, vado in posizione, ok, cambio di mano, incrocio e arresto un tempo. Ok, leggio, cambio sotto le gambe, incrocio, arresto un tempo. Mi raccomando, curate un po' i dettagli e quindi la posizione delle gambe, il ritmo del palleggio, il cambio di mano rapido, ok? L'incrocio ampio per battere il difensore e poi saltino in avanti per fare l'arresto in tempo. Ok? Lo faccio rivedere completo, cambio di mano, incrocio, saltino in equilibrio, nella posizione per tirare a canestro o usare magari il perno per passare la palla. Ve lo faccio rivedere con l'altra mano, con la mano destra, leggio, cambio di mano, incrocio, arresto un tempo. Ok? Come vedete sono nel cortile di casa, ho trovato uno spazio con un po' di verde, un terreno dove la palla palleggiava abbastanza correttamente. Mi raccomando, usate questi video tutorial per allenarvi con impegno e costanza, ok? Così quando ritorneremo tutti insieme a fare allenamento sicuramente saremo tutti migliorati. Ok, buon lavoro e buon basket ragazzi.